casa. In vista del Capodanno cinese a Prato si rinnova l'incontro tra imprenditori italiani orientali e le istituzioni. È diventata ormai una consuetudine in prossimità del Capodanno cinese l'incontro tra imprenditori cinesi, pratesi e le istituzioni. Cristina Di Domenico. È il più grande distretto di immigrazione cinese in Europa, che in 10 anni ha più che raddoppiato la sua presenza nel tessuto economico di Prato, passando da 1.500 a quasi 5.000 imprese. Aziende in gran parte impegnate nel settore dell'abbigliamento, confezioni e pronto moda, che da qualche anno stanno lasciando le caratteristiche di enclave separata per aprirsi a rapporti di collaborazione e sinergia con le imprese italiane. Sempre più spesso occasioni di reciproca conoscenza mettono a contatto le istituzioni locali con le rappresentanze diplomatiche cinesi e l'associazione industriali, che a Prato conta il suo primo iscritto cinese. Noi abbiamo un cinese iscritto, è un industriale, Giulini, tutti conoscono. Stiamo lavorando appunto per allargare questa comunità, è un interesse nostro appunto interessare gli imprenditori cinesi che hanno voglia di aggregarsi a questa associazione. Per i cittadini l'appuntamento tradizionale tra le due comunità è quello del Capodanno cinese, la più importante festa popolare dell'Estremo Oriente, che anche quest'anno tra il 9 e il 10 febbraio darà spettacolo con la sfilata per le vie della città.